Mi chiamo Daniela Piria, grande passione per la natura e in particolare per gli animali. La fibra si chiama Shengora, è la contrazione di due termini, Kien, cane, e Gora, angora. Venne coniata dai francesi, angora di cane, perché evidentemente è stupefacente come bellezza. Non bisogna pensare che il mantello di tutti i cani possa avere queste caratteristiche. Le caratteristiche sono molto singolari. Sono simili allo yak e al cashmere. Non è una fibra di tosa, quindi l'animale non viene tosato. Sono stata considerata in Italia la pioniera. Di me, purtroppo, per fortuna, hanno parlato in tanti, quindi sono apparsa ancora nei primi anni 2000 sulla Rai, Rai 2, sono partita alla volta di Via Nomentana con i miei quattro mastini del Tibet. Ho stabilito contatti con allevatori negli Stati Uniti, cercando di capire come loro raccoglievano il cashmere e ho capito che era la stessa cosa. La possibilità di avere una visibilità online è sicuramente importante. Penso che sia però complementare, soprattutto per una cosa come la Shengora, che ha bisogno di storia, ha bisogno di racconto, ha bisogno di visibilità. Quindi è importante l'online, che però deve essere complementare, cioè deve essere un di più di conoscenza. Ho conosciuto alcune artigiane che lavorano la Shengora negli Stati Uniti e anche in Australia, che invece hanno la visibilità solo online con grandissimo successo. Il lavoro che mi sono creata mi ha dato un senso di libertà personale e ho capito che la creatività è importante per sviluppare la mia personalità, ma la personalità di ognuno.